Sapevi che consumare legumi è importantissimo per la salute? Benvenuti e ben ritrovati alla rubrica del martedì sul detox alimentare. Oggi voglio approfondire un argomento legato a un alimento antico e soprattutto molto molto salutare, che sono i legumi. I legumi, assolutamente una proteina nobile, altamente assimilabile per l'organismo e soprattutto utile per mantenere l'organismo sano a livello proprio di pulizia, perché aiuta tutto quello che è l'eliminazione delle tossine. Quindi un alimento che nella nostra dieta, non dovrebbe mai mancare nello st nostro stile alimentare, e consumarli almeno 3-4 volte alla settimana. Molto più della carne per chi mangia carne, e per chi non mangia carne, non mangia proteine animali, praticamente sarebbe utile consumarli tutti i giorni. E è importante sfatare molti miti sui legumi. Prima di tutto la difficoltà della cottura. È chiaro che è un alimento abbastanza, diciamo, che richiede tempo, però è solo una questione di organizzazione, perché è chiaro che se arrivi a casa e pretendi di mangiare in 10 minuti, i legumi non sono utili e comodi nell'immediato, perché appunto richiede comunque tempo per la cottura. E questo porta molto spesso, appunto, i nostri ritmi frenetici a consumare alimenti già pronti, che in microonde, in padella, scongelandoli, cose così, li mangiamo velocemente, li consumiamo velocemente. Però dobbiamo sapere, dobbiamo essere coscienti che questi alimenti comodi e veloci, però sono vuoti assolutamente, non hanno vitamine, proteine, minerali, non hanno nulla. Mentre i legumi, un alimento comunque secco, facilmente conservabile, chiaramente sempre buono scegliere prodotti biologici che non abbiano sostanze né nella coltivazione né nella conservazione chimiche o comunque pericolose, perché possono essere tossiche, e solitamente sarebbe sempre utile consumarli nell'ambito di un chilometraggio più vicino possibile, quindi 1,0 km, e quindi acquistarlo magari nelle aziende agricole, biologiche e quant'altro che ci sono dove uno vive. E questi alimenti appunto vanno organizzati perché sono alimenti che, per poter essere facilmente assimilabili, digeribili e anche la cottura sia facile, vanno messi in ammollo. E quindi non è un alimento che arrivo a casa: ah, oggi mi cucino legumi. No, uno si deve organizzare. L'ideale è farsi una sorta di agenda alimentare, dove si stila quelli che sono le ricette, le cucine da fare giornalmente, in modo che uno si preorganizza, perché io posso mettere in ammollo oggi i fagioli, che devono stare in ammollo almeno 24 ore, dove cambio l'acqua un paio di volte, dove metto o un cucchiaio di aceto, un paio di cucchiai di aceto o il bicarbonato, mai tutti e due, che aiuta a ripulire quella sostanza che è sulla buccia, che poi è quella che fa gas e quindi può dare dei fastidi, e nell'ammollo mettere anche un pezzetto di alga kombu, lo stesso che aiuta ad eliminare i gas. Quindi anche questi piccoli accorgimenti toglie un altro mito del fatto che uno non riesce a mangiarli perché non li digerisce, perché gonfia, e chiaramente questo aiuta molto. Poi c'è anche un altro motivo che ve lo spiego dopo, che può essere utile. E quindi, messi in ammollo, sciacquati e quant'altro, magari li cucino, quindi stai in ammollo 24 ore. Domani sera torno a casa dal lavoro, mentre guardo la TV, mentre faccio altre cose, li faccio cucinare, che possa essere una zuppa, che possano essere semplicemente bolliti e poi conditi ad insalata. Ci sono infiniti modi per poterli mangiare. Nel mio ricettario di detox alimentare ci sono molte ricette su come consumare i legumi per farli diventare, che ne so, delle polpettine che poi uno può congelare e mangiare appunto quando ha fretta, dei falafel, degli hamburger vegetali. Ci sono veramente un'infinità di modi, basta soltanto un po' di creatività. Ci si può fare il pane, ci si può fare i dolci, ci si può fare veramente di tutto con i legumi. Quindi, dicevo, l'ammollo 24 ore
risciacquati bene, cucinati, e poi li mangio chiaramente al terzo giorno. Quindi quando torno al pranzo o alla sera, basta che li riscaldo, perché i legumi molto spesso cucinati prima e riscaldati sono ancora più buoni, perché hanno proprio questa capacità che, stando in riposo, aumenta ancora di più il gusto, più il sapore, e quindi vado a mangiarli comodamente. Quindi se io mi organizzo nel consumo di 3-4 volte alla settimana, o anche tutti i giorni, questo consumo, facilmente, organizzandomi, so come gestire la cosa, perché li posso fare in zuppa, li posso fare bolliti, li posso fare in tanti modi, e in alcune situazioni li posso congelare anche già cotti, pronti da scongelare e mangiare a posto di quelle cose già pronte nei supermercati, che non si sa cosa c'è dentro, perché comunque se scelgo un alimento congelato per comodità, meglio che sia un alimento congelato che ho cucinato personalmente, ho scelto gli ingredienti e quant'altro, quindi di qualità, chilometro zero, biologico e sano, piuttosto che andare a prendere un prodotto dentro una busta di plastica che non si sa come è stato conservato, come è stato prodotto, cosa c'è stato messo dentro e quindi cosa vado a mangiare. Ricordiamoci che dalla scelta delle materie prime dipende anche poi la qualità del cibo e la qualità della nostra salute, perché è tutto da lì che parte un buon alimento, una buona alimentazione. Quindi dicevo, questa è già un'opzione molto molto utile. Un'altra situazione, come dicevo, è la digeribilità, che per alcuni diventa difficile. Ma perché diventa difficile? Perché non consumandoli costantemente il nostro organismo non è abituato, e molto spesso, avendo l'organismo, l'intestino e soprattutto l'intestino tenue e l'intestino grasso pieno di tossine, perché non facciamo magari pulizie, perché mangiamo cose spazzature e quant'altro, quando mangiamo il legume che aiuta a ripulire l'intestino, sentiamo quel senso di gonfiore, quel senso di fastidio. Allora, dicevo, mettendoli in ammollo con aceto e alghe combo, o bicarbonato e alghe combo, e 24 ore per i fagioli, 48 per i legumi, sciacquandolo spesso, già buona parte del problema si risolve. L'altra buona parte è appunto consumandoli con regolarità, in modo che proprio l'organismo piano piano si abitua. Magari all'inizio ne consumiamo piccole quantità ogni tot di giorni, poi mano a mano aumentiamo. Questo porta proprio l'organismo ad abituarsi, quindi poi a non avere nessun tipo di problema assolutamente, perché diventa anzi un alimento che sentiamo proprio quando lo mangiamo, ci fa bene, ci fa star bene d'inverno con le zuppe, d'estate condite ad insalata e quant'altro. Quindi tutte le varie soluzioni. Poi la comodità nella cottura. La cottura, come dicevo, è abbastanza lunga, però ci sono delle opzioni oggi che aiutano, per esempio la pentola a pressione, che velocizza molto la cottura, quindi dimezza i tempi, comodissima. Per esempio, io per tanti anni, finché ho lavorato, che avevo i tempi limitati, ho acquistato un Instant Pot, quindi una pentola a pressione elettrica programmata, in cui io alla mattina mi preparavo tutto quello che era la ricetta dentro alla pentola. Quindi tipo zuppa, programmavo, tornavo a casa a pranzo prendendo i bimbi a scuola e mi ritrovavo assolutamente tutto pronto, caldo, appena cotto, perché avevo programmato l'orario preciso di cottura, sapendo i tempi per quando arrivavo a casa. Quindi assolutamente senza nessun tipo di problemi, buonissimi, cucinati benissimo, e quindi risolto tantissimi problemi. Quindi torno a dire, il problema dei legumi è solo una questione di organizzazione, di saper fare la spesa a livello di materie prime e di abbinamento, quindi anche con le ricette, e avere chiaramente una visione legata alla salute e al benessere. Perché? Perché se noi ci teniamo alla nostra alimentazione, ci teniamo a tenere un organismo sano, l'organizzazione viene da sé, non diventa complicata, anzi diventa semplificata, ci semplifica tantissimo la vita, e lo dico per esperienza personale. Comunque, tutti questi suggerimenti approfonditi, tutti questi consigli li trovate nel mio ebook di detox alimentare, nelle ricette, in tutto quello che trovate nello store di Essere Più, quindi EsserePiù.store, e nel sito invece EsserePiù.com, agganciato a questo video, trovate l'articolo specifico su tutti i benefici, le proprietà dei legumi e tutti i vari consigli, anche con alcune ricette simpatiche e carine da poter utilizzare. Quindi anche per oggi il video finisce qui. Vi ringrazio, mi raccomando, seguitemi, mettete mi piace, condividete, cerchiamo di divulgare le informazioni proprio per dare benessere a noi e alle persone che conosciamo. Grazie, buona continuazione e alla prossima.